Bentornati e buon giovedì. Prima di tutto vorrei ringraziare ancora tutti gli amici che ieri hanno partecipato alla diretta. Vorrei ringraziare Daniele, vorrei ringraziare Emanuele, vorrei ringraziare Giovanni perché sono stati semplicemente splendidi e sembrava davvero che facessero dirette da una vita. Io non so come faccio, insomma, bravi, complimenti. E poi tutti gli amici che hanno partecipato nella chat e tutti quelli con cui abbiamo avuto poi il piacere di chiacchierare fino a notte fonda sul canale Telegram. Quindi grazie a tutti, è stata un'esperienza molto bella e conto di rifarla quanto prima. Ieri, durante la diretta, si sono toccati tanti argomenti, abbiamo parlato della partita, abbiamo parlato anche della comunicazione, abbiamo parlato anche di come si stia così lanciando tutta questa campagna a favore di Pioli e della situazione attuale. Allora io vorrei fare una considerazione che mi piacerebbe condividere con voi, perché oggi leggo un editoriale di Franco Ordine, il quale, sapete, spesso si è espresso in una maniera che non mi trovava d'accordo e non trovava d'accordo nemmeno voi, quindi penso che siamo più o meno allineati sotto questo punto di vista, però nell'editoriale di oggi devo dire che alcune cose sono giuste, cioè le condivido. Cioè lui in sostanza fa questo, scrive una lettera, un appello alla famiglia Singer affinché non si butti via tutto quello che è stato fatto. Lui dice: sappiamo che avete deciso di prendere Ragnik, sappiamo il nuovo progetto, che Pioli non verrà confermato, però ci sono tante cose buone che si sono evidenziate in questa seconda parte di stagione e dice: secondo me varrebbe la pena conservarle. E io devo dire la verità, sono d'accordo con lui, sono d'accordo perché effettivamente abbiamo visto dei giocatori che hanno dato un rendimento diverso, l'hanno dato perché probabilmente messi nelle condizioni di farlo. Quello che voglio dire sono due cose. La prima è che non credo proprio che chi arriverà butterà via tutto, nel senso che chi arriverà sta sicuramente osservando, sta facendo le sue valutazioni e soprattutto, secondo me, essendo un professionista con tanti anni alle spalle di esperienza nella valutazione dei giocatori, lasciamo stare il discorso allenatore, parliamo di manager, parliamo di valutazione del giocatore. Da un punto di vista di valutazione del giocatore, secondo me Rangnick, nella sua lunga esperienza, nella sua lunga carriera, ha un bel bagaglio che gli consente di fare le giuste considerazioni. Ecco perché io credo che sarà lui, nella maniera corretta, a valutare quanto l'incidenza di questa parte di stagione, che sappiamo, come dire, ha cambiato un po' i parametri di riferimento, no? Perché abbiamo visto che, ad esempio, chi ha la migliore condizione mescolata ha una buona, buonissima tecnica, come nel nostro caso, in molti giocatori ha avuto la meglio sugli avversari. Ma dicevo, Rangnick secondo me ha questa caratteristica e quindi quello che di buono è emerso adesso non verrà buttato via. Poi dopo è chiaro che, come dire, lui porterà il suo metodo, porterà il suo modo di giocare, ma il suo modo di giocare potrebbe non essere poi così differente nei concetti base da quello che abbiamo visto in queste settimane. Io credo quindi che se il Milan avesse fatto una scelta di un altro tipo, cioè se il Milan si fosse orientato verso un nuovo allenatore con un nuovo sistema e tutto quanto, lì sarebbe stato più alto il rischio di, fra virgolette, buttare via tutto quello che di buono è stato fatto fino adesso per ricominciare nuovamente un progetto. Perché abbiamo visto, ad esempio, l'anno scorso, quando si era deciso di dare al Milan un'impronta diversa, di dare al Milan un gioco diverso, e poi l'esperimento è fallito. È fallito perché la scelta, diciamo, dell'allenatore non è stata giusta. Ma in ogni caso, in questa situazione, secondo me, sarà più facile che non si butti via, no? Che non si buttino via le cose buone, piuttosto che un altro cambio di panchina e basta con tutto il resto che rimane uguale. Quindi credo che da un punto di vista di concetto l'editoriale di oggi di Ordine sia corretto. Resta però, e questo è il secondo punto, resta però il senso, come dire, sempre un po' di fastidio che provo e che provate anche voi, perché lo leggo nei vostri commenti, in merito a tutta questa campagna mediatica, che è una campagna mediatica che io potevo capire, diciamo, fino a quando non c'era il calcio giocato e quindi c'era bisogno di attirare l'attenzione, c'era bisogno di avere visibilità, no? Come tutte le notizie sulla cessione della società e queste cose qui rientrano come dire, nell'obbligo, siccome c'è una bulimia di informazione, è chiaro che qualcuno deve fare in modo di attirare più di altri l'attenzione. Ma adesso, dove ci sono partite ogni giorno, dove ci sono temi, direi, più interessanti anche rispetto al fatto di portare avanti una campagna per Pioli, a tutti i costi, mi sembra una cosa, francamente, che rientra, come dire,
nelle grandi difficoltà della nostra società da un punto di vista comunicativo. Cioè, secondo me, dovremmo lavorare anche in questa direzione, perché io non ricordo onestamente che, non lo so, per Spalletti si sia fatta una campagna di questo tipo, e parliamo di un allenatore che comunque in due stagioni ha ottenuto il risultato che gli era stato chiesto, la qualificazione alla Champions League, punto e basta. Io non mi ricordo, nel momento in cui tutti sapevano che sarebbe arrivato Conte, grandi campagne pro Spalletti, quindi tutta questa retorica nei confronti dei nostri allenatori che vengono dipinti come degli illuminati, quando in realtà probabilmente sono dei buoni professionisti come Pioli, o degli allenatori che forse si faranno ma che probabilmente non erano pronti a certi livelli come Gattuso, sinceramente non capisco perché. E posso ricondurre tutto questo semplicemente alla debolezza da un punto di vista comunicativo della nostra società, che sappiamo ha preso la direzione, come dire, di fare silenzio il più possibile, a parte le parole di Scaroni di ieri, che insomma sono così un'insalata russa di dichiarazioni, ma ha deciso di non dire più di tanto, di non esporsi, ma probabilmente non lo fa nemmeno, come dire, nei modi che noi non possiamo sapere, nei modi meno visibili, perché altrimenti ci sarebbe un po' più di rispetto nei nostri confronti, perché io credo che tutta questa campagna, tutto questo circo intorno a Pioli, alla riconferma, bel lavoro, non faccia il bene nemmeno di Pioli, perché viene sovrastimato, perché adesso vediamo intanto come finiamo la stagione. Nessuno ritoglie il merito di queste 5 partite, diciamo, tralasciando quella con la Spal, che però è stata una serie di combinazioni. Comunque facciamo 5 partite fatte molto bene, in un contesto però, ripeto, che va assolutamente relativizzato all'interno di un calcio che è un calcio un po' diverso. Qualcuno dirà sì, è un calcio diverso per tutti, ok, però come dicevo all'inizio, noi abbiamo avuto il vantaggio e la bravura di aver fatto un'eccellente preparazione fisica e di mescolarla a una tecnica che comunque c'è nella nostra squadra, per questo non si può nascondere. Quindi io vorrei condividere con voi queste considerazioni, ecco perché mi sembra veramente stucchevole questa campagna che viene fatta, perché poi coglie nell'intimo il tifoso meno esperto, intendo quello che meno sa delle dinamiche, che probabilmente si aspetta di tornare a vincere subito, cosa che, come dicevamo ieri sera, probabilmente non sarà, ce l'auguriamo, ma l'obiettivo non è quello, l'obiettivo è rimettere a posto il bilancio per poi tornare a vincere un domani, magari con una nuova proprietà, ma al momento è una cosa molto difficile da fare. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, ci sentiamo questa sera per il video di mercato, perché ci sono delle cose che vanno dette, parliamo anche di Szoboszlai, perché anche tutta questa storia, insomma, con i like eccetera, sta cominciando un po' a innervosire. Ci sentiamo stasera, mettete un like al video e iscrivetevi al canale.